State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Salvo Sottile. Sai, quando c'è la linea gialla, tu lo sai che il mondo balla. Devi stare insieme a noi, che siamo eroi. Finché vedrai che la vita è una palla, se non c'è la linea gialla, che scabrosa renderà. Che cosa, Salvo? La tua realtà. Amici di AQPP, eccomi qui con la mia trasmissione, linea gialla, la trasmissione che tutta Italia vede e balla. Sai, no, quando c'è la linea gialla, tu lo sai che il mondo balla. Salvo, le ricordiamo che gli ascolti fanno pena, quasi come questa canzone, bruttissima. Dunque, amici, avete sentito? Bandiera gialla fa pena. No, Salvo, non faccio lo gnori, bandiera gialla è bella, è linea gialla che fa schifo, il suo programma. Ah, vabbè, prendo atto di queste vostre parole forti di speranza, ringrazio il notaio, ma rifiuto il pacco e vado avanti. Ma non è il quiz show della Rai, parliamo di inchieste, cosa ci ah giusto, bravo, oggi? Bissettrice, dunque un fatto scabroso e melmoso che ha sconvolto tutta Italia e non solo, parliamo di ciò che avvenne il 13 gennaio del 2012. Ah, è nata mia figlia quel giorno. E chi se ne frega, parliamo del botto della nave Concordia che affondò davanti a un fiore di isola chiamato Giglio. Ah, salva, un fatto serio, l'isola si chiama così, vada avanti. Ebbene, a distanza di mesi il processo al colpevole Schettino è ancora in alto mare e si è incagliato. Avete ride? Capito la battuta? Questo processo alla nave in alto mare si è incagliato. Ma, Salvo, non giochi, per favore, vada avanti. Vabbè, scusate. Oh. Dunque, ma che cosa è successo? È affondata una nave. Che cosa faceva il capitano Fido Schettino? Ma boh, ma soprattutto, che cazzo è stato quel botto micidiale? L'impatto con lo scoglio. Bravo. Ok, il prezzo è giusto. Ebbene, voilà, secondo i RIS di Marciana Marina, nel processo ci sarebbe un super testimone che potrebbe fare, attenzione, usiamo il condizionale, una rivelazione clamorosa. Ah, e chi è? Un sopravvissuto? No. Un bagnante di passaggio? No, lo scoglio. Ma come scoglio? Ebbene, noi di linea gialla lo abbiamo intervistato. Ma chi, lo scoglio? Ma lui? Eh sì, proprio lui in persona. Allora vai regia con il mio scoop. Ma che scoop è? Come fai a intervistare lo scoglio, scusami? Sentiamo. Ecco, ci troviamo al largo del Giglio a meno 40 metri, è tutto buio, lo scoglio non si trova, non si vede una massa. Aia, l'ha trovato. Ammazza che botta! Ecco, proprio ora qui davanti a me, grazie alla tecnologia. Ma dove? Che tecnologia? Ho trovato il super testimone in persona. Signor scoglio, che cosa ci può dire? Cosa ha detto al processo? Ma è uno scoglio, non parla. Ma capisco, è senza parole, ma senta, secondo lei, Schettino, è colpevole sì o no? Non risponde. No. Ho capito, l'avvocato le ha detto di tenere acqua in bocca. Dunque, avete sentito, lo scoglio, anche se scoglionato, ha usato parole forti. Salvo, ma se non ha detto nulla, una pietra. Questo lo dite voi, ma io e il giudice abbiamo capito tutto. Vabbè, Salvo, abbiamo capito che questa era un'altra bufala delle sue, ecco. Ma quale bufala, se mai un toro? E allora con questo scoop marinaro io vi saluto e vi aspetto alla nuova puntata di linea gialla. Ciao Salvo, ciao. E comunque le bolle non le faceva lo scoglio, ma erano le mie puzze sottomarine. M2O.